Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi un nuovo video test di prodotti nuovi, novità uscite nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi che dobbiamo andare a provare insieme. Come sempre, questo video è un first impression, quindi le cose che andremo a provare sono effettivamente una prima prova anche per me. E come sempre, vi andrò a dire che cosa ne penso in modo assolutamente soggettivo, dandogli un voto. So che non è passato troppo tempo dall'ultima volta che l'abbiamo fatto e avrei aspettato ancora un po' se non fosse per il fatto che in questo video ho trovato una super novità di cui veramente si sta parlando ovunque, cioè tutti la cercano, tutti la vogliono. Io l'ho trovata in realtà già 2 settimane fa, ma avevo appena fatto l'altro e quindi mi sembrava too much farne un altro subito dopo. Quindi ho aspettato il più possibile, ma basta, sono giunta al punto in cui quella cosa nella mia credenza mi sta creando tipo un'ossessione. Vorrei provarla e quindi ho detto ok, dobbiamo registrare questo video. Giuro che la prossima volta farò passare un pochino più di tempo, ma questa dovevamo assolutamente provarla perché mi sta chiamando letteralmente da quando l'ho comprata. Come facciamo sempre in questa rubrica, andremo a provare tutte queste novità insieme. Nel video di oggi ce ne sono 6, di cui 2 sono la stessa cosa in 2 gusti diversi, quindi possiamo dire 5 prodotti novità. E di queste 6 cose, una sola è salata, ma è fantasmagorica, gigantesca, grossa, che richiedono anche una bella preparazione, quindi insomma poi vedrete, e le altre sono cose dolci. Sapete che io sono più fan del salato che del dolce e in generale se dovessimo fare una media direi che hanno avuto più voti alti le cose salate che le cose dolci in questo video. Però in questa specifica occasione ho trovato un paio di cose che vi giuro mi fanno venire l'acquolina alla bocca solo dal packaging, quindi veramente questo forse è uno dei video che potrebbe avere i punteggi più alti in assoluto di questa rubrica. Ormai sapete già come funziona questo video, quindi direi subito di andare a provare le prime 2 novità. Le prime 2 novità che mi stanno facendo letteralmente venire l'acquolina in bocca sono queste due. Allora vi parto da questa. Questa l'ho trovata proprio di recente, l'ultima cosa, ed è una limited edition fatta con amore di Ritter Sport. Sapete perché mi ha colpita? Perché vabbè, è cioccolata al lampone e ok, ma anche alla rosa. Cioè, secondo me potrebbe avere un gusto particolarissimo e o essere tipo la fine del mondo oppure fare orrore. Ma noi vogliamo andarlo assolutamente a scoprire insieme. Quindi lampone e rosa mi sembrava una combo che non potevamo lasciarci sfuggire. E l'altra cosa sono questi. Questi li cercavo da agosto, ve lo giuro, è da agosto che li cerco. Perché li avevo visti in un TikTok ma non li avevo mai visti dal vivo. Finalmente adesso li ho trovati da Oddstore. Quasi tutto proviene da Old Store in realtà e sono degli Haribo, delle caramelle, avete presente, però nella versione marshmallow e cioccolata, cioè secondo me potrebbero essere letteralmente la mia nuova ossessione perché assomigliano un po' ai Melo Cake che avevamo provato, che avevano preso 10 come voto, quindi spero siano buoni visto quanto ci ho messo a trovarli. Sono impaziente di fare questo spuntino dolce. Direi di iniziare da lei. Devo dirvi mi attira tantissimo, anche se da una parte mi spaventa. Sapete che non amo la cioccolata con la frutta, soprattutto con i lamponi. Potrebbe essere un orrore, ma la combo fiore, cioè rosa, mi attirava troppo per lasciarla lì. Sotto c'è scritto con lamponi e rose oil. Secondo me sarà tipo essenza di rosa. Tanto facciamo test odore. Io sento solo cioccolata, non sento nemmeno il lampone, nulla di nulla, solo odore di cioccolata, di tipo barretta Kinder. Ne ho tirate fuori 2 pezzettini, vediamo com'è da vicino. È rosata, nemmeno troppo però. Tra l'altro è bella spessa, beh, c'è da dire che la Ritter Sport fa queste tavolettine veramente appaganti, cioè guardate che bella, la parte cioccolatosa è bellissima, bella spessa, mi piace. E ci sono anche dei pezzettini rossi che immagino siano di lampone. Direi di andare subito. Posso dirvi che non è affatto male? No, veramente, non è per niente male perché la parte al lampone è un po' scarica, nel senso che per i miei gusti, che non amo particolarmente i gusti fruttati nella cioccolata, è perfetta, cioè si sente ma non è quel gusto chimico pesante. La parte dell'essenza di rosa si sente pochissimo e solo in alcuni pezzetti. Però devo dirvi che è piacevole, cioè è talmente leggera che non vi stomaca, ecco. Quindi devo dirvi che sono rimasta impressionata perché pensavo mi facesse orrore come tutte le cose che assaggio di questa tipologia, invece mi è piaciuta molto. Se devo dargli un voto, vi direi un 7,5, che per me per questo tipo di prodotto è un voto altissimo. Le do 7,5 perché sicuramente se io devo fare una scelta e mangiare della cioccolata, preferisco mille volte altro tipo di cioccolata fondente o cioccolata al latte, ma magari con le nocciole. Però pensavo molto peggio. Quindi, secondo me, 7,5 perché io questa sicuramente me la finisco, mentre le altre di questa tipologia le ho sempre regalate ai miei genitori.
o a Flavia, questa vi giuro che me la mangerei, anzi me la mangerò perché non mi è per niente dispiaciuta, anzi, comunque preferirei altro, ma è piacevole, cioè mi potrebbe venire voglia di questa specifica cioccolata. 7 e mezzo. Andiamo adesso però a questi. Allora, su questi vi giuro mi soffermerò molto perché vi ripeto li sto cercando da 6 mesi, da più di 6 mesi, da estate, all'estate scorsa che io ricerco, ve lo giuro. Sono dei marshmallow ricoperti di cioccolata come quelli che abbiamo provato qualche tempo fa e a me come tipologia di prodotto piacciono perché a me i marshmallow da soli, ma i marshmallow col cioccolato diventano una roba molto interessante. Quindi sono stracuriosa di provarli e spero siano buoni, se no urlo. Entrambe le cose le ho prese da Outstore, se vi può interessare. Prova odore. L'odore è terribile, sa di... sa tipo di merendina. Avete presente quelle merendine chimiche che proprio, mamma mia, l'odore di cioccolato è fintissimo, ecco, quello. Quindi non promette molto bene. Ma noi non ci faremo influenzare da questo. Allora, sono piuttosto grandi perché sono praticamente una metà del Bounty, avete presente? Sono grandini. Assaggiamo. Buoni. Buoni veri. Direi che la scienza richiede a gran voce che io ne provi un altro, quindi io chi sono per sottrarmi alla scienza? Che dire, che cosa ne penso? Ne penso che appena ritorno da Outstore li vado a ricomprare. Buoni, questi sono per me una grande soddisfazione perché sono la tipica cosa di cui io ho voglia quando sono la sera sul divano e non so di cosa ho voglia. Quindi se gli devo dare un voto, allora secondo me i Mellow Cake, quelli che avevamo provato di Milka, mi sembra, a cui avevo dato 10, erano più buoni di questi. Quindi non gli posso dare 10, però se gli devo dare un voto è sicuramente 9. 9, cioè per me 9. Per me 9, vi ripeto, io non sono un amante dei marshmallow presi e mangiati così perché credo siano troppo mollicci e gli manchi una consistenza. Questi per me sono la perfezione perché la parte di marshmallow è compensata dal cioccolato che è scrocchiarello, cioè è duro, ecco. Quindi devo dirvi che per me 9. Ne è valsa la pena aspettare così tanto tempo per trovarli perché sono veramente una goduria. I Mellow Cake erano più buoni secondo me, però devo dirvi che considerando che secondo me a livello di prezzo questi costano di meno... e sono molti di più, cioè vedete sono tanti di più, forse da una parte meglio questi. Per quanto riguarda la questione prezzo, visto che me l'avete chiesta dicendomi Marti puoi dire i prezzi, avete ragione, anche fare il voto in base al rapporto qualità prezzo, ragionissima. Queste cose le ho prese prima di postarvi online effettivamente quel video, quindi non avevo ancora fatto in tempo a fare questo upgrade. Dai prossimi video vi dirò anche i prezzi. Buoni, per adesso super soddisfatta come ha iniziato bene questo video. È ora di pranzo, quindi adesso andremo a provare l'elemento salato di questo test che, raga, se è buono è la svolta della mia vita. Il prodotto novità in questione è questa, la pinza nuovissima della Mulino Bianco. Raga, praticamente la Mulino Bianco ha fatto una base per la pizza già pronta da cuocere in 5 minuti in forno a 220 gradi. Cioè, se viene bene, questa è la svolta. Ovviamente la pinza, per chi non lo sapesse, è la pizza che si fa a Roma, quindi l'ho sentita proprio mia questa cosa. E si può fare sia calda che fredda. Io per lo più la mangio sempre fredda perché mi piacciono più gli ingredienti freddi. E qui consiglia proprio di farla così, ma si può fare anche calda, basta cuocere un pochino di più. Quindi adesso devo andare a tirarla fuori, metterla col suo vassoio in una teglia e cuocere 5 minuti a 220 gradi. E poi una volta uscita condire con i miei ingredienti preferiti. C'è grandissimo hype su questa cosa, io non ho voluto sentire nessuna recensione perché voglio farmi la mia idea e non voglio essere influenzata né in positivo né in negativo. Ho messo il forno a preriscaldare, così intanto quando ho finito di sistemare qua tutti gli ingredienti è pronta per essere messa. Allora, questa è la pinza come si presenta alla vista. Così, devo dire che è molto affascinante, cioè nel senso mi attira. La faccio vedere alla luce così la vedete meglio. È bella, devo dire è molto molto bella, spero sia anche buona come sembra. Per quanto riguarda gli ingredienti avrei pensato a una delle mie pinze in generale preferite, cioè che mangio effettivamente spesso, ovvero salmone, Philadelphia, pomodorini che adesso vado a tagliare e poi in teoria ci mangio i pinoli sopra, ma i pinoli non ce l'ho, c'ho le mandorle, vediamo come stanno. È un esperimento, molto estiva, molto fresca, vediamo come viene. Si sta cuocendo, anche se devo dirvi che io la terrei più di 5 minuti perché onestamente mi sembra un po' crudina, quindi aspetto ancora un poco.
Forse avrei dovuto tagliarla prima. No, vabbè, se l'avessi tagliata prima adesso facevo un macello. Forse ne serviva un po' di più di Philadelphia, ma l'ho finita. Diciamo che se la qualità della pasta è buona anche bianca, così semplice. Non so voi, ma io sono una grande fanatica della pizza bianca, della focaccia. Ora non so voi come la chiamate in base al vostro paese, però io sono una grande fan anche semplicemente della focaccia, quindi se la pasta è buona, questa è buona anche così, senza farcitura sopra, insomma. Prendiamo i pomodorini che vado a mettere come una vera chef a mano. Di più. Prima di procedere al taglio ve la volevo far vedere bene perché devo dirvi mi attira un sacco, la trovo bellissima. Cioè, poi ditemi anche voi, Quindi questo è l'aspetto. È abbastanza grandina, è una porzione giusta per una persona secondo me. Ora la vado a tagliare. Ok, la pasta non è croccantissima, ovviamente come quella di un locale, ci sta. Non mi aspetto la freschezza, ma mi aspetto la bontà. Per favore non guardate dietro che c'è il caos, perché ovviamente fare questa cosa ha decisamente sporcato tutta la cucina. Pezzettino che andremo ad assaggiare. All'interno è così, se vi può interessare più da vicino, è ancora calda. Allora, con tutti gli ingredienti insieme è divina. Con tutti gli ingredienti insieme, raga, è squisita. A livello complessivo, cioè con tutti gli ingredienti sopra, Philadelphia, salmone, mandorle e pomodori, è buonissima. Ovviamente non è come quella che mangio al ristorante, ma vi giuro che è dignitosissima, considerando che è fatta a casa, ovviamente non fatta in casa, fatta a casa. Ne vorrei assaggiare un pezzetto senza niente perché gli ingredienti sono buoni, quindi ovviamente è difficile. Ne assaggio un pezzetto proprio bianco. Dopo aver assaggiato quel pezzettino bianco da solo, devo dire che ho le idee più chiare e vi posso dire che come base per con qualcosa sopra, squisita. Mangiata da sola si sente che non è fresca, si sente che non è ovviamente quella buona che mangiate o presa insomma dal panettiere o presa in pizzeria, ristoranti, eccetera. Quindi come pizza bianca, come base per roba sopra, buonissima. Sicuramente non si sente quel bell'effetto di pane fresco, che è una cosa che fa svenire, ed è questo il motivo per cui non c'era un odore particolare, ovviamente. E una volta che la mangiate da sola lo sentite che c'è qualcosa di fasullo, cioè che non è freschissima, però devo dirvi che con gli altri ingredienti non lo avvertite, perché a livello proprio di morbidezza e anche croccantezza sui bordi è veramente veramente tanto simile alla pizza, alla pinza, scusate, da ristorante di Roma. Anche questa l'ho presa da Outstore e il costo, vi ripeto, non me lo ricordo, ma sono sicura che fosse intorno ai 3-4 euro, anche perché ho controllato su internet adesso e mi dà come costo ufficiale 2,90 euro. Ora, vi ripeto, non vi posso mettere la mano sul fuoco perché non me lo ricordo il costo, appena ci farò caso ve lo dico. Comunque intorno ai 3 euro, 4 euro, direi che secondo me ci può stare. Nel complesso, se gli devo dare un voto, vi dico che secondo me un bel 8 e mezzo se lo merita. È vero che non ha quel profumo e quel sapore avvolgente di pane, che è la cosa più buona della pinza, vero, però è anche vero che per la comodità, per il costo e per il fatto che secondo me come base, come croccantezza, come anche morbidezza in alcuni punti è perfetta, non lo possiamo non considerare. Quindi 8 e mezzo. Quindi come al solito il mio metro di giudizio è: la ricomprerei? Sì raga, la ricomprerei assolutamente, perché secondo me è veramente buona ed è una soluzione veloce a tanti pranzi. Cioè secondo me questa in estate spopola, perché ti ci metti sopra un po' di stracchino, due fette d'insalata e ti sei fatta comunque un pasto soddisfacente, fresco, buono, proprio buono. Beh, buono. Complessivamente buonissima comunque. Sono tentata di dargli 9. Peccato per l'odore, forse è la cosa peggiore. Se no, buonissima. Provatela almeno, provatela, dategli una chance. Ho appena finito di mangiare la pizza e mi sa che gli devo cambiare voto in 9. Le devo dare 9 perché la pinza, non so perché continuo a dire pizza. Ho appena finito la pinza e mi sa che le devo dare 9 perché, raga, di solito la pinza, ma come la pizza, se non è ben lievitata, persino al ristorante mi rimane sullo stomaco. E quindi ho pensato, guardando questa, capirai, questa me la sogno stanotte. E invece
Vi giuro, sarà passata sì e no mezz'ora da quando ho finito di mangiare. Non, cioè, sono sazia, ma non ho quel senso di pienezza e di gonfiore che di solito può dare in alcuni casi la pinza o la pizza. Quindi, 9. Sono quasi le 5 del pomeriggio e direi che è giunta l'ora per uno spuntino, quindi andremo a provare questo, che è il fratello gemello di quello che avevamo provato al Mars. Non so se vi ricordate, mi era piaciuto ma con riserva. E ho visto che sono usciti anche appunto di Bounty, che è il mio, tipo, uno dei miei guilty pleasure di sempre, quindi proviamo com'è. Direi quindi di andare subito ad aprire la confezione. Dovrebbero essere quattro barrette con frutta secca e cioccolato, con cocco essiccato. Ok, scusate, mi ha preso un colpo perché ho detto come fanno a essere Bounty senza menzionare il cocco. Sì, confermo, quattro barrettine. Questo è il packaging. Ah, questa è molto bellina, aspettate. Così è come si presenta la barretta, sotto molto molto cioccolatosa. Si vede la frutta secca, si vede il cocco raspato. E si presenta in questo modo. Devo dire, a livello estetico, molto bella. Direi, momento di prova odore. Sa di caprese al cocco. Cioè, tipo, molto cioccolato e cocco, ma non di Bounty. Cioè, il Bounty, secondo me, è un odore ben specifico. Prima cosa che mi sento di dire è che sono identiche a quelle della Mars. Uguali, solo con leggermente più saporite al cocco, ma identiche. Non ricordo che voto gli avessi dato. Onestamente non ritengo nemmeno giusto andare a riguardare perché sennò mi faccio influenzare e do automaticamente quel voto. Quindi, alla luce di oggi, con tutte le cose che poi abbiamo provato, eccetera, eccetera, vi dico che se gli devo dare un voto, è difficile perché non è che siano cattive, sono buone, cioè ovvio che uno ne mangerebbe a iosa, però sono buone perché sanno di cioccolato e quindi se vi piace il cioccolato ve le mangiate, però non hanno, cioè non hanno un sapore che uno dice che buono, che sapore buono, me ne mangerei altro. È buono solo perché ha il cioccolato, non so come dire. Quindi vi direi che come voto 6 e mezzo. Gli do 6 e mezzo perché del Bounty non c'è manco proprio l'ombra, zero, non c'è l'ombra del Bounty. Sa un po' di cocco, ma come altri 3.000 prodotti, quindi non sa assolutamente di Bounty. È identica al Mars, proprio identica. E poi, come avevo detto per il Mars, perché mi era rimasto impresso, manca una consistenza diversa, è tutto un mappazzone. Cioè, se ve lo faccio vedere, manca qualcosa che sia più morbido o manca qualcosa che sia più croccante, cioè è tutto mono sapore e un mappazzone. Questo, ni. 6 e mezzo, onestamente non lo ricomprerei. Sono le 6 del pomeriggio, direi che è giunta l'ora di fare l'ultima merenda e quindi di provare anche l'ultimo prodotto novità di questo periodo. L'ultimo prodotto ce l'abbiamo in due versioni, alla vaniglia e al caramello salato, e questi sono finalmente gli yogurt, definiamoli così, della linea iProtein di Cameo, di cui abbiamo provato il muesli che mi è piaciuto tantissimo e che ha preso 10, abbiamo provato i milkshake e non mi ricordo che altro. Comunque li ho finalmente trovati, ci sono in tre gusti, cioccolato, vaniglia e caramello salato. Ora, io direi che quello che è più interessante è quello al caramello salato, perché quello alla vaniglia me lo posso immaginare, sarà solo molto proteico. A me interessa quindi questo, per cui procederei. Assaggiamolo, finalmente l'ho trovato, ho fatto uno strillo quando l'ho visto al supermercato perché ho detto, oh, era una vita che li cercavo. Qui mi dice, cremoso e gustoso, ricco di proteine, dessert, quindi non yogurt, ho detto una scemenza, dessert al gusto caramello salato, ricco di proteine con edulcoranti. Questo è quanto dice, pochi grassi, vabbè, senza zuccheri aggiunti, senza glutine. Anche questo se vi può interessare. Il packaging devo dire è molto molto carino, io sono in fissa con l'arancione, per cui andiamo ad aprirlo. Io non l'ho mai provato, ripeto, mai mai mai. Come sempre tutto quello che proviamo qui è una novità. Il colore è inquietante perché sembra burro d'arachidi andato a male, ve lo dico. Cioè non so se percepite il molliccio e il colore, sembra veramente burro d'arachidi andato a male. Quindi l'aspetto devo dire non è dei più invitanti. Speriamo che almeno l'odore sia buono, vediamo. Però sa tantissimo di caramello. Non so se è caramello salato, ma sa di caramello sicuramente. Oh, ok, sa tantissimo di caramello. Wow, non me l'aspettavo perché recentemente ho provato un altro yogurt che mi pare fosse della Yomo, della Yakult, non mi ricordo. Comunque, al caramello salato, che non sapeva assolutamente di caramello salato, sapeva di vaniglia, ve lo giuro. Questo invece ha l'odore proprio è forte, fortissimo di caramello salato. Però questo non è uno yogurt, è un dessert, ricordiamocelo. La consistenza, infatti, non è minimamente quella dello yogurt, ma è molto budinosa, cioè vedete? Molto solida. È tantissimo.
ovviamente tantissimo per me che ho mangiato fino adesso cose per provarle insieme a voi. Quindi direi di fare questo assaggio e di vedere com'è. Sono pronta, l'odore promette benissimo. No, vabbè. Veramente buono. Questo adesso io finisco la ripresa per voi e poi me lo gusto davanti alla televisione perché questo va proprio gustato. Sa tantissimo di caramello, tantissimo. Non vi saprei dire se sa di caramello salato, io sento più il caramello che il salato. Però in alcuni punti mi sembrava anche caramello salato. Sicuramente 100% sa di caramello. Se di caramello salato non ve lo so dire onestamente. In alcuni punti mi sembrava, in altri mi sembrava dolce. Non so, secondo me il gusto è buonissimo, ma vi deve piacere proprio tanto il caramello, perché altrimenti, secondo me, tutta questa confezione che è tanta, cioè non so se, cioè è proprio, sembra quasi una coppetta gelato grande, secondo me tutta quella con un solo gusto al caramello che ha un sapore così forte, secondo me alla quinta cucchiaiata potrebbe un po' stomacare. Perché ha un sapore molto forte, molto buono, ma estremamente ripetitivo. Vi posso dire che voto gli do adesso, poi me lo finisco tutto e ci riaggiorniamo per la ripresa finale. Perché ora come ora vi dico buono, non vedo l'ora di mangiarne un'altra cucchiaiata, ma tutto già mi spaventa. Comunque molto molto buono. Se gli devo dare un voto, 7,5, che diventa 8 se quando l'avrò finito non mi avrà nauseata, che rimane 7,5 e forse diventa 7 se quando l'avrò finito ne vorrò più mai più sentire parlare. Dessert proteico, ho finito di mangiare e devo dirvi che non mi ha stomacata. Ora come ora, ovviamente, il pensiero di rimangiarlo no, però lì per lì me lo sono gustata, quindi devo dirvi che forse gli posso dare anche 8 come dessert proteico, ovviamente, non come yogurt, ma è stato un mio errore dirvi yogurt. Quindi sì, cambio il mio voto in 8 perché secondo me se lo merita, era veramente buono. Quindi a questo punto sono curiosa di quello alla vaniglia, anche se penso che quello alla vaniglia e quello al cioccolato siano più classici, un po' più scontati. Questo invece al caramello salato vi consiglio di provarlo. Dunque, direi che il video test si può concludere qui perché abbiamo provato tutti i prodotti novità dell'ultimo periodo che volevo mostrarvi. Io come sempre voglio sapere da voi tre cose. Uno, se vi ho convinto a comprare qualcosa di queste che vi ho mostrato, ditemi cosa. Due, voglio sapere se voi avete già provato alcune di queste cose, che cosa ne pensate, se siete d'accordo con me o no e perché in entrambi i casi. Soprattutto della pinza, voglio sapere voi che cosa ne avete pensato, perché secondo me potrebbe dividere molto. Terza e ultima cosa, come sempre consigliatemi nuove cose da provare per i prossimi video, che saranno magari tra un paio di settimane, però insomma consigliatemi qui sotto nei commenti che cosa secondo voi dovrei provare. Io vi mando un grande bacio, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima. Spero che il video vi sia piaciuto. Ciao!